Tutti noi sappiamo di essere fantastici a modo nostro, però alle volte cadiamo in qualche errore e questo errore è guardare anime, insomma, non proprio consoni alle nostre aspettative. E qual è quella categoria che ci frega ogni stagione a venire? Esatto, proprio quella? Isekai! Perché in fondo un po' tutti sogniamo di finire dentro un mondo a noi sconosciuto, con superpoteri, un harem e magari anche un famiglio. E così ci mettiamo a vedere l'ennesimo anime trash o inutile. Certo, riponiamo speranze in risate gratuite, ship casuali e col celato desiderio di un seguito magari hentai. Ma non sempre le nostre aspettative vengono ingannate. Infatti, in rari casi, la trama è davvero bella. Parlando di isekai usciti quest'anno, posso citare un Vita da Slime oppure un Ascendance of a Bookworm. Insomma, una perdita di tempo ben spesa. Poi ovviamente una serie può migliorare anche con il tempo. Prendiamo come esempio Sao, spoiler, che per migliorare la trama ha dovuto rendere handicappato Kirito e ha fatto sparire Asuna e compagnia. Oppure peggiorare con il tempo, anche se pochissimi isekai hanno avuto una seconda stagione, purtroppo. Ma voi potete anche non rientrare in questa categoria di persone rimaste con il broncio a causa di elevato fanservice o trama infantile, facendo una cosa molto semplice. Schippare tutto quello che è la parola isekai nel titolo, anche se può dimostrare una mentalità chiusa e una paura di perdere tempo. Certo, al massimo lo recuperate una volta finito in base al resoconto del pubblico. Oppure potete rimanere della vostra opinione facendo riassunti dedotti dalla trama neppur guardandolo. Ma chi vi prende sul serio poi? Quindi abbiamo imparato che questa categoria divide il pubblico da tempo, sia per colpa dei suoi precursori, sia per la mentalità chiusa e le trame banali fanservice attira pubblico che ci sono adesso. Ma alla fin fine una risata non ce la toglie mai nessuno, questo è certo. E poi magari potresti addirittura sfruttare questa esperienza per farci una serie tutta tua. Ma chi sarebbe così idiota da fare una cosa del genere? Già...